di cui parliamo poco, ma che invece ha una sua grande importanza, perché è un grande alleato dell'equilibrio di questa ghiandola fondamentale che è la tiroide, è il selenio. Perché parliamo molto del selenio in questo momento? Perché in questo momento noi tutti abbiamo problemi a due, diciamo, cose fondamentali anche della nostra, diciamo, estetica e del nostro equilibrio, perché sono anche, come posso dire, denunciano quando nel nostro organismo c'è qualcosa che non va, che sono i capelli e le unghie. Il selenio è il grande alleato di unghie e capelli. Capelli spenti, capelli che non hanno secchi, che non riescono ad essere luminosi, hanno risentito sicuramente di questo lungo periodo di restrizioni di ogni tipo che abbiamo subito. E quindi il selenio è un minerale davvero che in questo momento diventa fondamentale. Dove lo possiamo trovare? Lo troviamo soprattutto il selenio nel pesce, ma lo troviamo anche nei cereali integrali, come per esempio pasta e riso integrale. Lo troviamo anche nelle uova. Le uova sono ricche di selenio. Le uova, lo ricordo, sono un alimento che non dovrebbe mai essere demonizzato, erroneamente è stato trascurato e demonizzato. Quindi il selenio dobbiamo ricordare che è un minerale di cui si sente forse parlare non come tanti altri minerali, ma che è necessario per le nostre unghie, per i nostri capelli, per la nostra tiroide. È un fabbisogno che noi possiamo, esaudire attraverso l'accorgimento di mangiare alcuni alimenti, soprattutto integrali, uova, carne rossa, pesce, abbinandola ovviamente con delle verdure, perché le verdure non sono purtroppo molto spesso ricche di selenio, anzi, a seconda poi dei terreni in cui vengono coltivati, a volte ne sono completamente assenti. Viva il riso! È proprio il caso di dirlo, siamo i primi produttori in Europa di riso. È un prodotto quindi assolutamente made in Italy e di altissima qualità. Oggi vi voglio parlare del riso integrale, perché gli scienziati lo ritengono un riso che mantiene intatte tutte le proprietà nutrizionali, in particolare fibre, vitamine e sali minerali. Vi parlerò anche del riso nero, la qualità Venere o la qualità Artemide, che proprio nella pellicina nera è ricca di potenti antociani, che sono degli antiossidanti benefici per il nostro organismo. Il riso nero si sposa perfettamente con il pesce, con le carni bianche, ma anche con gli ortaggi. Ha un gusto un pochino più aromatico. E allora vi voglio lasciare con una ricetta tipicamente estiva e anche molto nutriente da realizzare con il riso Venere. Fate vessare il riso, quando sarà cotto lo lasciate leggermente al dente, appena appena la cottura deve essere perfetta, lo passate sotto l'acqua fredda in modo tale da fermarne la cottura. A parte frullate un mazzetto di basilico con delle belle foglie verdi, un cucchiaio di mandorle tostate e del buon olio extravergine d'oliva. E create una crema omogenea. Condirete il riso con questo pesto di basilico e mandorle e poi aggiungerete dei capperini dissalati, delle olive taggiasche magari denocciolate e grattugerete sopra della scorza di limone fresco non trattato. Una delizia! Buon appetito!